Bene, buonasera a tutti, siamo live per il consueto appuntamento del lunedì sera con Utopian, con la nostra rassegna Restart, che è un contenitore di incontri con professionisti, con protagonisti della digitalizzazione in Italia e fuori dall'Italia. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi per la seconda volta, il primo nostro ospite ad essere con noi per due volte, Nazareno Prinzivalle, che è un grandissimo esperto di processi aziendali, è un project manager, un business analyst, si occupa di temi molto molto all'avanguardia e anche molto attuali come workflow documentale, come la reingegnerizzazione dei processi. Oggi si parla tantissimo di semplificazione e di trasformazione digitale e vogliamo farlo con qualcuno che queste cose ne capisce. Nazareno ci parlerà stasera di casi di studio relativi alla reingegnerizzazione dei processi. Questo è un po' un follow-up, una seconda puntata rispetto al webinar che abbiamo fatto prima dell'estate. Con lui potete trovare la registrazione sul nostro canale YouTube. Bene, Nazareno, io ti passerei la parola, magari ti presenti in molto, molto rapidamente. Io peraltro non mi sono presentato, sono Roberto Reale, il presidente di Utopia, e ti presenti molto rapidamente, poi possiamo passare anche alla continua. Ok, Grazie per essere qui. grazie a te Roberto, buonasera a tutti. Appunto, mi chiamo Nazareno Prinzivalli, vengo da economia aziendale, ho lavorato per molti anni prevalentemente in piccole software house. Lì ho un attimo, anche se un attimo, insomma, visto il tempo che è passato, è una definizione impropria. Diciamo che ho sviluppato e maturato sempre di più il convincimento di quanto sia importante ragionare per processi e passare da una gerarchia funzionale, da una visione funzionale a una visione olistica dell'azienda per processi. Comunque ora poi vedremo un attimo, faremo anche un po' delle piccole note su che cosa voglia dire, quali possano essere i vantaggi o le conseguenze positive. Passo intanto, allora io inizio a girare le slide, Roberto, ok? Prego, prego, poi se ci sono domande, sia da parte mia sia da Sì, per parte di chi ci carità, ascolta, ti interrompiamo, ti interrompiamo. assolutamente, mi servono solo da traccia. Allora, aspettate perché vi chiedo scusa. Allora, ci siamo Roberto, scusa perché si vedono? No, non le vedo ancora. No, non le vedi ancora. Allora, vi chiedo scusa un attimo. Vediamo. Adesso dovrebbero vedersi, me lo confermi? Perfetto. Sì, te lo confermo, te lo confermo. Ok. Allora, nell'abstract relativo a questo webinar si parlava appunto si metteva l'accento sulla, come dire, convergenza e sulla pressione che oggi le aziende subiscono in relazione alle tante tecnologie, per carità, tutte una più utile ed efficace dell'altra, nei diversi contesti aziendali, dalle micro alle corporation. Qua ne ho elencata solo alcune delle quali sono diventate quasi delle buzzword, se vogliamo, ma ovviamente questo elenco potrebbe essere ancora ben esteso. Cosa succede in azienda? Che a seconda dei dipartimenti, se un'azienda è grande, ogni dirigente dipartimentale, sempre in un'ottica spesso funzionale, chiede un investimento diverso, perché poi a una tecnologia corrisponde un investimento. E
l'eventuale approvazione in maniera non olistica, ripeto questo termine perché la visione d'insieme, la visione unitaria è assolutamente essenziale, può determinare una serie di problematiche, di conseguenze negative, quale appunto l'automazione di alcune attività, la determinazione di colli bottiglia perché un dipartimento o una funzione subisce dei miglioramenti che gli altri reparti invece non riescono a seguire. Dal punto di vista delle informazioni, possiamo cominciare ad avere delle barriere, sistemi informativi un po' a silos indipendenti e quindi una mancanza di allineamento. Quindi è con tutto quello che poi ognuno di queste ulteriormente genera. Sostanzialmente si mette il carro davanti ai buoi. E questo è una cosa che avevamo, apro una parentesi, come diceva Roberto prima, visto già nel corso del primo webinar, che adesso approfondiremo questa parte. Questa situazione ha cominciato a determinare una serie di ansie, di problemi, di preoccupazioni, cioè molti cominciano a porsi una serie di problemi. Tant'è vero che Harvard Business Review alcuni mesi fa ha condiviso i risultati di questo sondaggio effettuato tra alcune centinaia di direttori generali e, come dire, al secondo posto la seconda preoccupazione è quella di stare aggiornati su quelle che sono le nuove tecnologie, perché ormai c'è il convincimento che bisogna sempre andare appresso, bisogna essere up to date, come si diceva una volta. Tra l'altro, se osserviamo le altre, la prima e la terza, non sono poi del tutto disconnesse dalla tecnologia propriamente detta, perché le problematiche di rischi e di sicurezza, così come quello dei campi di normativa, creano inevitabilmente altre esigenze che impattano sulle tecnologie. E questo è un risultato abbastanza interessante, che conferma la necessità di fermarsi un attimo e cercare di capire effettivamente cosa ci serve. Dobbiamo quindi capire, potremmo avere necessità di diverse in aziende manifatturiere, possiamo avere necessità sia di movimentazione automatica, possiamo avere necessità di cobot, possiamo avere necessità di veicoli a guida autonoma, però il punto è che un'azienda poi deve anche capire, uno, come riesce a mantenere una linearità del processo, a non creare colli di bottiglia, e a soprattutto ottimizzare l'investimento, perché le risorse, come sappiamo, sono sempre limitate. Allora magari potrebbe diventare controproducente scegliere una tecnologia che sembra promettere di più se non si guarda l'azienda nel suo complesso e quindi i propri processi. Analizzare quindi i processi core. Analizzare i processi core significa iniziare a conoscerli e a vedere come questi lavorano assieme tra di loro per il risultato finale dell'azienda. Quindi conoscersi. I processi devono essere valutati e visionati sia in relazione a quelli che sono gli obiettivi strategici dell'azienda. E gli obiettivi strategici quindi devono focalizzarsi sia sui propri processi, ma soprattutto sugli investimenti. Quindi la decisione in relazione, quindi le priorità sugli investimenti dovranno essere visti anche in relazione agli obiettivi strategici. Se il mio obiettivo è di aumentare la quota di mercato, è diverso di quello invece di consolidare, di aprire nuovi mercati. E allora, io a questo proposito, Nazareno, vorrei un attimo interromperti perché mi serve un punto molto, molto importante. Certo. Parlo quindi dell'obiettivo. È l'obiettivo che viene. È l'obiettivo che viene prima, è corretto? Come, scusa? È l'obiettivo che viene prima, corretto? Assolutamente sì. Gli obiettivi strategici sono quelli che devono guidare le decisioni poi riguardo gli investimenti.
Chiaramente questo a proposito di innovazione e digitalizzazione, sì, non so se sia sempre chiaro a tutti, perché tante volte, come peraltro dicevi tu anche nella presentazione del webinar, sì, tante volte si corre un po' dietro alla tecnologia, no? Esatto. Alla nuova tecnologia, perché magari è quella che in quel momento è molto hype, è molto, va per la maggiore, da dove invece tu ci stai dicendo che è l'obiettivo che deve comandare, e la scelta anche delle soluzioni tecnologiche viene dopo. In ordine, io devo valutare e pianificare i miei investimenti. In primis, in relazione appunto, scusate la ripetizione, ma è importante, agli obiettivi strategici. Quindi, chi sono io? Cosa voglio essere? In quale mercato e come mi voglio muovere nel mercato che vado a scegliere o nei mercati? Perché poi, attenzione, per alcune aziende c'è anche un problema di più mercati. Fatto questo, allora poi devo vedere chi sono io dal punto di vista dei quali sono i miei asset e cosa mi serve effettivamente per poter realizzare quegli obiettivi strategici e quindi quali sono i miei obiettivi operativi per arrivare agli obiettivi strategici. A volte può succedere anche che non mi serva nessun investimento, ma mi serve semplicemente una riorganizzazione del mio modo di lavorare. Potremmo vedere un esempio adesso più avanti in quello che è un caso di scuola, nella cultura Lean. Ma non è la prima volta che succede. Mi è successo un anno fa con una piccola azienda metalmeccanica della provincia di Ferrara, dove alla fine, semplicemente risistemando alcuni macchinari nel layout aziendale, l'imprenditore ha raggiunto qualcosa come un 15% di saving nei costi aziendali, e ha raggiunto il suo obiettivo, perché il suo obiettivo... Questa cosa, Nazario, possiamo applicarla anche alle organizzazioni di vario tipo, quindi non soltanto alle aziende, ma anche, non so, ad esempio ad enti pubblici. Ma assolutamente, io avevo appunto già preparato un piccolo riferimento, ma anche gli enti pubblici lavorano per processi. Aprendo questa parentesi per quanto riguarda gli enti pubblici, oggi tanto avevano già l'obbligo della, come viene detto lì, della mappatura dei processi, e questo era venuto fuori un paio d'anni fa. Il problema, purtroppo, qual è? Che non c'è un'effettiva cultura del processo, per cui, perdonatemi la schiettezza, però in molti casi le amministrazioni hanno fatto dei disegni di workflow, dei diagrammi, che non mi dicono niente. Perché non mi dicono niente? Perché mi dicono semplicemente quali possono essere le tappe principali, ma non mi dice tappa per tappa chi ci lavora, quali sono i miei vincoli, quali sono gli input di quell'attività, quali sono gli output, di quali parametri devo tener conto, quali sono i miei strumenti a supporto della mia produttività. Questo semplicemente per fare un'analisi della situazione esiste. Non so, certo. Sempre nel pubblico, i processi, creare una mappatura puntuale o una modellazione, come spiegherò un attimo avanti, sarebbe importantissimo, perché oggi le pubbliche amministrazioni hanno tutta una serie di obblighi in termini di analisi del rischio per quanto riguarda la privacy, per quanto riguarda, oltre che il procedimento propriamente detto, e quindi il miglioramento. Nel pubblico si parla da 20 anni di BPR, Business Process Reengineering, dove bisognerebbe anche puntualizzare che il reengineering avrebbe senso come termine laddove ci fosse stato già una prima ingegnerizzazione, perché io reingegnerizzo dove ho già ingegnerizzato, ma finora nella stragrande maggioranza delle PA non si è mai ingegnerizzato un procedimento, nel senso che ora poi
andremo a vedere. Per cui sì, nelle pubbliche amministrazioni sarebbe assolutamente opportuno fare un'attività del genere, anche perché non dimentichiamo, e chiudo con la parentesi sulle pubbliche amministrazioni, che le pubbliche amministrazioni negli ultimi 10 anni hanno accumulano e incrementano tutta una serie di obblighi da ottemperare e ogni giorno vengono aggiunti nuovi servizi con nuovi strumenti. Banalizzando, abbiamo SPID, abbiamo PagoPA, per cui il back office delle pubbliche amministrazioni viene continuamente, dovrebbe essere continuamente sollecitato in tal senso. Avere una mappatura del processo mi consentirebbe di rispondere in maniera più efficiente e in maniera più veloce ai cambiamenti che la legge mi porta. E per tenere ancora un attimo aperta questa parentesi, visto che come Utopia noi siamo estremamente vicini al mondo della pubblica amministrazione, sì. A tuo parere, chi all'interno di una PA, all'interno di un ente, deve occuparsi di questa reingegnerizzazione o addirittura prima ingegnerizzazione dei processi? Quale figura, quale ufficio dovrebbe essere ricondotta in qualche modo la figura responsabile per la transizione al digitale? O... Esatto, l'articolo 17 del CAD, il responsabile della transizione digitale, secondo me dovrebbe essere una persona esattamente esperta di business process management, chiaramente con, come dire, con, scusa il termine se è un po' volgare, ma con una conoscenza, se vuoi, un'infarinatura profonda delle architetture informative. Preferisco utilizzare questo termine non, dopo quelle informatiche, ma avere anche la capacità di dialogare con gli esperti di diritto e quindi di norme, di come funzionano i procedimenti, quindi quali sono le prassi procedimentali del mio ente, ma quali sono anche le norme a cui io debbo necessariamente conformarmi. Quindi la visione dovrebbe essere assolutamente del responsabile della transizione digitale, perché è quello che poi dovrebbe allineare i sistemi IT ai processi di business. Bene. Quindi assolutamente responsabile della transizione digitale. Chiarissimo, chiarissimo. Cioè, io infatti farei un grandissimo lavoro di formazione. Anche, esatto, di formazione che probabilmente manca. Mi rendo conto che non tutti gli enti hanno la capacità anche organizzativa, economica, insomma, le risorse per avere un RTD, cioè responsabile per la transizione digitale, che tra l'altro è un ufficio, non è neanche una figura come previsto al CAD, è un ufficio di livello apicale. Poi ovviamente esiste un responsabile dell'ufficio RTD, su cui poi gravano un po' tutti i compiti connessi a quel ruolo. Poi magari il comune di 200 abitanti non ha le risorse. È vero che è possibile oggi avere appunto figure di RTD che sono il riferimento di più enti, e quindi sfruttando anche un'economia di scala, sfruttando, diciamo, questo si potrebbe fare una falsariga degli uffici gare. Ci sono in una serie infatti di regioni sono stati creati degli uffici specializzati nella preparazione di bandi al servizio delle PA, e quindi ci sono figure esperte che rendono a cui terziarizzare questa attività. Assolutamente, anche perché tra l'altro, ecco, è vero che ci sono alcuni comuni in cui i processi, non dico che siano esattamente uguali, però possono essere considerati assolutamente simili. Per cui, da questo punto di vista, la condivisione della conoscenza e l'implementazione potrebbe essere in poco tempo facilmente condivisa tra più pubbliche amministrazioni dello stesso tipo. Chiaramente i comuni piuttosto che società di servizi di altro genere. Quindi a un livello macro possiamo dire che stiamo andando verso una organizzazione di tipo matrice, quindi un'organizzazione in cui io ho enti verticali e servizi che vengono offerti orizzontalmente a più enti da soggetti specializzati, quindi che so,
dicevi tu, ad esempio, no, il soggetto strumentale che si occupa di gare o di appalti, che serve ad esempio tutti gli enti della stessa regione. Sì. Allo stesso modo, magari un RTD che serve una collezione, un insieme di enti, un po' come succede nelle grandi organizzazioni private, nelle grandi aziende. Dove là c'è un dipartimento, esatto, fatto da più figure con competenze diverse ma sinergiche, con tutta una serie di punti di contatto. Questo ufficio con più competenze e chiaramente anche più risorse, perché poi dovrebbe dire più enti, chiaramente dovrebbe. Ecco, sì, questo secondo me sarebbe assolutamente da realizzare, perché altrimenti continueremo ad affidarci a quello che sa usare Excel o a quello che sa scrivere qualcosa in HTML, perché in alcuni enti siamo ancora questo. Poi, per carità, grazie a Dio, ancora oggi nelle pubbliche amministrazioni ci sono persone di grandissima buona volontà, e questo consente loro di non essere sommersi definitivamente, però ci sarebbe bisogno di un grandissimo investimento in tal senso. E giusto per chiudere, c'è anche a questo proposito il tema tanto dibattuto del PMO, del Project Management Office. Certo. Quindi una struttura che nel privato è generalmente appunto un dipartimento dell'azienda, no? della multinazionale, eccetera, nel caso che quindi cura un po' le prassi comuni per tutti i soggetti che fanno project management, nella PA potrebbe essere qualche agenzia dedicata, o magari qualche organo tecnologico diverso, o qualche cosa. Roberto, guarda, io avevo fatto uno studio esattamente 7 anni fa e avevo, prima ancora che venisse implementato nel codice di amministrazione digitale la figura del responsabile dell'RTD o responsabile della transizione digitale, e pensavo a appunto persone slash uffici, ma più uffici che persone, e, composti con diverse expertise. L'esperto di business process management, l'esperto di project management, l'esperto di ITIL, okay? L'esperto di normativa, o meglio, gli esperti in normative, perché poi ci sono quelle relative ai procedimenti, poi quello relativo alla privacy, alla trasparenza, poi l'esperto di gestione documentale, ecco. Tutte queste expertise devono assolutamente essere prese in considerazione, e quindi sono d'accordissimo con te, anche il PM, perché poi mettere in atto, cioè portare a realizzazione questi obiettivi, implica appunto un progetto fatto di tante task. E allora una cultura di PM è assolutamente necessaria. Bene, bene, grazie Nazareno. Io ti prego di proseguire perché ti ho interrotto per troppo tempo. Non so se poi stiamo nei termini. Ok, cercherò adesso di andare molto più velocemente. Per cui, dicevo, si devono in relazione appunto agli obiettivi strategici capire esattamente, si deve partire dagli obiettivi strategici prima di decidere quale tecnologia. Processo, vabbè, è un insieme di attività connesse, che portano ad un risultato che deve essere appunto definito e misurabile, che trasferisce valore. Poco fa si parlava di PA, anche là si parla di customer satisfaction. Il cittadino vuole qualche cosa, prima che questa cosa gli venga consegnata, c'è tutta una serie di attività connesse da realizzare. E questo, se fatto nei tempi giusti e quindi numerati, crea valore e per l'ente e per il cittadino. Quindi, dovendo essere tutto misurato, dobbiamo considerare il tempo, dobbiamo considerare tutta una serie di indicatori adattati ad ogni singolo processo, quindi consumare come le mie risorse vengono sfruttate e quali e come vengono utilizzate. Si dice qua appunto, e qua arrivo a quello che avevo detto prima, a questo punto dobbiamo parlare non di mappatura ma di modellazione, perché questa differenza che non è semplicemente terminologica, ma porta qualcosa dietro. È un esempio che ho utilizzato anche nell'altro webinar, lo porto sempre spesso perché credo che sia quello più lampante. Io vedo questo bel progettino e dico: guarda, finalmente mi fanno il ponte sullo stretto, anche se personalmente sarei contrario, però è il
uno dei leitmotiv degli ultimi 40 anni, fino a me, guarda, molto bello. Però sì, ma questo ponte, effettivamente, questo progetto è atto allo scopo, potrà essere la soluzione del problema dell'attraversamento? Questo lo sappiamo soltanto se al progetto, affianchiamo il modello, cioè quello che mi dà i parametri di resistenza, di tolleranza ai pesi, al traffico, alle oscillazioni del vento, e quindi c'è tutta una serie di misure. Ecco, noi abbiamo bisogno di misure nel processo, quindi non abbiamo bisogno di disegno, di diagrammi, abbiamo bisogno di parametri, misure, numeri. Da questo punto di vista, e qua a proposito di buzzword, ma in questo caso lo ritengo una cosa anche abbastanza di contenuto, ultimamente si parla spesso di digital twin, ho visto che se ne inizia a parlare anche per le smart city, e quindi in ambito non proprio PA, ma PA è esteso, allargato, cioè nel sistema di relazione tra la PA e il proprio territorio, o l'EPA e il proprio territorio. Da questo punto di vista, quindi, io che cosa faccio? Posso creare dei modelli che mi replicano la mia situazione, ma quando parlo di modelli parlo quindi di numeri, quindi come funziona, cosa entra, in che quantità, con quali vincoli, con quali risorse, queste risorse come le posso usare, con quali termini, eccetera, quindi quali sono i miei risultati, e da lì poi andare al miglioramento. Questo tenendo conto del fatto che i processi, non solo quelli di impresa, ma quelli delle PA e quelli di tutta la società nei suoi aspetti, sono caratterizzati assolutamente da variabilità, da parallelismo e da sincronia, per cui devo tener conto di questi tre aspetti. Per poter far questo si possono utilizzare degli strumenti statistici. Anticipo qua il design of experiment, impiegando i cosiddetti simulatori ad eventi discreti. Simulazione quindi significa che io rifaccio il mio processo nel suo ESIS, nel momento in cui questa simulazione mi dà gli stessi risultati che io ho avuto, che ne so, negli ultimi 6 mesi, quindi faccio in modo che al mio digital twin, se gli do degli input, cioè dei generatori che rispecchiano la mia realtà, quindi le mie richieste, se è una richiesta di barre per lo sterzo, in base a come mi arrivano gli ordini e quelli che sono i miei risultati. Quando questo modello di simulazione mi comincia a dare gli stessi risultati che mi ha dato la realtà, a quel punto ho un modello che effettivamente posso iniziare una efficace attività di what if, e da quella alla reingegnerizzazione. E qui entra in gioco la scelta delle tecnologie, perché a quel punto io posso vedere quali sono gli effetti di una tecnologia piuttosto che di un'altra, oppure dell'uso combinato di più tecnologie, e questo in termini di risultati teorici. Poi a questo affiancherò un'analisi economico-finanziaria per vedere cosa mi posso permettere, se non posso permettere, cosa e in che termini. Quindi questo ecco, qua ho fatto un disegnino proprio banale di come andrebbe, come funziona il processo di modellazione dei processi, e quindi partendo da quella che è la modellazione funzionale, faccio la prima mappatura di flusso, poi comincio a mettere i parametri di dettaglio e di contesto, comincio a validarli come dicevo prima, creo la situazione ESIS e poi sviluppo gli scenari. Ma se no, qui per esempio, nella slide precedente, vedo che questa è bella complessa, ma nella precedente, se magari puoi tornare un attimo indietro in modo da dare modo a chi ci segue, sì. Ok, ci siamo? Ok, qui esatto, qui hai per esempio, abbiamo la possibilità di indicare anche qualche standard di riferimento per qualcuno di questi passaggi che tu consiglieresti ad esempio di adottare, non so, ad esempio per la mappatura del processo,
per la validazione e verifica. Non so se hai in mente anche degli standard, tu prima hai citato ITIL o AITIL o magari COVID per qualcuno di questi passaggi, o ad esempio la parte relativa alla qualità anche Certo, anche del deliverable, diciamo, come consiglieresti appunto a quali standard riconosciuti faresti riferimento nel caso in cui dovessimo implementare effettivamente questo modello in un'organizzazione? ma guarda, allora entriamo nell'ambito del cosiddetto business process management, che in maniera, come dire, ponderata, si basa su, può essere applicato mettendo assieme anche più tecnologie. Nell'esempio, infatti, che ora farò, partiamo da uno strumento che viene dalla Lean, insomma, è abbastanza famoso, il cosiddetto metodo Toyota, cioè quello del miglioramento continuo, quello Certo. dell'abbattimento degli sprechi, dell'ordine di lavoro, del coinvolgimento dei lavoratori in tutte le attività, in tutti quelli che sono gli obiettivi, al Six Sigma, che invece è una metodologia per il miglioramento qualitativo proprio tecnico del processo. Six Sigma è una misura statistica per cui, insomma, teoricamente sì, dove l'obiettivo è quello di arrivare sostanzialmente a una difettosità non superiore alle famose 6 parti per milione, originariamente. Poi da questo è nata tutta una metodologia con tutta una serie di strumenti a supporto, sia di analisi che di elaborazione statistica. Poi, ecco, lì la bravura degli analisti è anche quella di saper adattare al problema specifico e quindi al contesto una metodologia piuttosto che un'altra, anche e soprattutto in tempi diversi. In altri casi potrebbe sicuramente, io dopo che mi viene fuori un problema, poco fa parlavo di colli di bottiglia, per esempio, da questo punto di vista, una metodologia che ha sicuramente un altro livello di efficacia e di utilità è la teoria dei vincoli o Theory of Constraint, TOC, cosiddetta, che si basa appunto sulla ricerca di quello che è il processo che, anche se non è, uso una definizione impropria, è quello che mi crea il passo, mi fa da pacemaker quasi per tutti gli altri. E a proposito, tu hai parlato anche ovviamente di costo in termini finanziari, naturalmente, no? O comunque di un'analisi finanziaria del processo o del prodotto. A questo possiamo anche affiancare, se vogliamo, un'analisi sul costo in termini ambientali, perché è chiaro che non possiamo più prescindere, tu confermi. Magari confermi o smentisci, ma io penso che oggi non possiamo neanche più prescindere da questo aspetto, qualunque sia il processo che stiamo mettendo in piedi o qualunque sia il prodotto che stiamo sviluppando. Ma io, guarda, penso di no, e tra l'altro ragionando, ecco, allora, le aziende, per carità, sicuramente l'obiettivo di un'azienda è il profitto, però poi ci sono diversi modi di intendere il profitto e di intendere i tempi di realizzazione, le modalità di realizzazione del profitto. Oggi, al di là di quelli che poi a mano possono essere gli obblighi normativi che vengono implementati dalla diminuzione delle emissioni obbligatorie per legge o dall'abbandono di alcune tipologie di materiali, però sicuramente l'iniziativa propria può far tanto, sia in termini di risultati di mercato, sia in termini e quindi di reputazione, che anche di innovazione vera e propria, sia di processo che di prodotto. Da questo punto di vista, e quindi che cosa succede? Che anche a voler essere prosaici, oggi molte aziende sostengono di aver
innestato una nuova cultura di sostenibilità, di aver avviato un piano per raggiungere da qui a 5 anni un taglio del, degli scarti del 60%. Magari lo metto, creano pure un sistema di tracciabilità con cui possono attestare, far vedere che effettivamente questi scarti sono diminuiti e quindi questa produzione di rifiuti. Questo comporta quindi che cosa? Che quando vado a scegliere una riorganizzazione o una nuova tecnologia devo tener conto pure di questi aspetti. Di questo aspetto. E noi, ad esempio, in Autopian stiamo sviluppando delle capability in termini di... Facciamo riferimento a uno standard internazionale che è l'ISO 14001, che sì, come pensare, insomma, è quello che è un po' detta legge in termini generali di appunto... potremmo chiamarlo mental management, quindi un management tipo diciamo di tutte le questioni che hanno comunque un impatto di qualunque tipo con l'ambiente. Poi naturalmente tutto questo va specializzato sui casi concreti. Sì, sì, scusami, non so se ti stavo interrompendo o avevi completato. No, ci mancherebbe, sono io che ho interrotto te. No, per carità. E, da questo punto di vista, per esempio, poco fa parlavamo di digital twin, il concetto di digital twin lo puoi anche applicare alla valutazione del life cycle assessment. Sì, sì. Per cui quando dici, dici, io oggi faccio, realizzo, che ne so, le mie automobili in questo modo, se volessi realizzarle e renderle, adesso butto lì una stupidaggine, 100% riciclabile, cosa devo fare? Quindi come devo modificare i miei processi? E quindi, uno, devo vedere se effettivamente esistono tutte queste tecnologie, due, devo vedere come impattano sul mio sistema, sui miei appunto processi, se fermo, e chiaramente questo, se a quel punto posso come dire modellare i miei obiettivi strategici a qualcosa del genere o shiftarli un po' più nel tempo, però chiaramente anche questi sono numeri che io posso inserire in fase di simulazione. Certo, posso assolutamente tenerne conto, anzi debbo tenerne conto. Quindi sicuramente l'ISO 14001, ma d'altronde voglio dire, ISO 14001 così come ISO 9001 sono tutti anche lì processi che vogliono dei numeri, dei parametri, delle metriche. Infatti, anche perché se non misuri come fai a migliorare, no? Devi avere la capacità, questo è un po' un mantra, no? Dell'ingegneria, del business, un po' di tutto, no? Se vogliamo, ma devi essere in grado di misurare. Assolutamente. Perché non puoi neanche decidere. Assolutamente. Dunque, allora, cerco di accelerare. A proposito di quello che dicevi tu, qui si parte da un caso di scuola, che è quello appunto in ambito Lean, che è la mappa di creazione di valore di un'azienda che produce staffe per il volante di un'automobile. Si pone il problema che ci sono numeri diversi tra quelle per le auto a guida a sinistra e quelle per le auto a guida a destra. Questa è la situazione in questo momento, l'ESIS. Lean, e qua, da qui partiamo proprio, andiamo incontro alla domanda tua di prima, quali metodologie o quali, tu hai usato il termine standard, ma diciamo che standard, se ho capito bene la tua domanda di prima, non si possono propriamente definire, abbiamo tutta una serie di supporti metodologici. Creiamo questa mappa di valore, parto dall'ordine del cliente, il fornitore, questi sono i processi, non so se il stampaggio, saldatura, le due fasi di assemblaggio e la spedizione al cliente finale. Qui ho tutta una serie di parametri, il tempo di ciclo, il tempo di disponibilità degli impianti, quanto
misura un po' i tempi di produzione di un singolo pezzo e quindi quanto varia. Nella linea diciamo che l'obiettivo è quello di avere il cosiddetto flusso continuo, quindi far scorrere un pezzo alla volta, però questo non sempre è possibile, per cui bisogna creare dei punti dove inevitabilmente un po' di pezzi, di semi lavorati a seconda della fase, vengono fatti stazionari e presi alla bisogna con il sistema, quello dei Kanban o del cosiddetto supermarket. Cioè, quindi ho comunque dei posti dove in base ai tempi vado a prendere per i lotti di ordine che ho, vado a prendere i miei semi lavorati e le immetto in quello che è il mio processo, per poi darli all'attività, al processo successivo. Scusate, perché questi sono processi, all'interno poi di ognuno di questi processi ci saranno delle attività. E questa è quindi è una situazione SIS. Adesso qua si pone l'obiettivo di diminuire il tempo di il cosiddetto tempo a valore aggiunto, cioè quali sono proprio i tempi stretti di produzione, quelli per cui il cliente è disposto a pagare, perché voglio vedere, questo obiettivo discende da un obiettivo strategico che è quello dell'aumento di una quota di mercato del 30%. E allora devo capire se posso farlo riorganizzando o se mi serve qualche investimento in tecnologia o più di un investimento. Adesso vabbè, questa è tutta una serie di vantaggi nel creare la mappa che abbiamo visto, che essendo SIS viene definita in ambito Lean come il current state, e questo mi dà tutta una serie di possibilità gestione dei dati, delle informazioni, di calcoli, di tutta una serie di parametri. Questa è una prima ipotesi di what if. Come vedete, i processi sono diminuiti, sono stati, come dire, accorpati alcuni tra di loro, quindi semplicemente lavorando proprio sull'organizzazione materiale degli stessi, e quindi si arriva anche a un tempo di esecuzione che è già un miglioramento. Il punto qual è? Questo sì che, e questo è il cosiddetto, essendo il what if, diventa viene denominato come future state. Sicuramente anche qui Lean mi dà tutta una serie di strumenti, però da questo punto di vista il limite, anche se sono strumenti, attenzione, potentissimi in fase di analisi, il limite è quello della mancanza di dinamicità, cioè di adattamento a quello che è la nostra realtà, e quindi abbiamo bisogno di capire come ci muoviamo e come si muovono i processi in relazione all'andamento del nostro mercato. Si possono, e qua subentrano, qua entrano in gioco, scusate, i simulatori, ne avevamo accennato prima, che sono degli strumenti, in questo caso io qua utilizzerò delle videate del caso reale sviluppato con uno strumento molto avanzato realizzato da una società americana, ma ce n'è anche altri. Nel nostro caso c'è una profondità di calcolo di 32 cifre in virgola mobile, che è qualcosa di veramente potente. Eventualmente poi in un prossimo, se ci dovesse essere opportunità, far vedere proprio il simulatore nel suo funzionamento potrebbe essere interessante per capire la potenza di questi, per toccare con mano la potenza di questi strumenti. Perché devo tener conto di tanti elementi, quindi non posso sicuramente affidarmi ad Excel come fanno molti. Quel current state quindi lo rendo dinamico, e qui come vedete in orizzontale ci sono i diversi processi che fanno parte di questa azienda. Si parte dall'ordine del cliente, qui
ho la situazione che avevo nella prima mappa con tutti quei processi, la stampaggio, la saldatura, la prima saldatura, la seconda, l'assemblaggio, poi la spedizione. Però qui comincio ad avere i numeri e quindi inizio a ragionare in termini di modellazione del processo e lo faccio con un, ecco, questo è un vero e proprio standard per quanto riguarda la modellazione, si utilizza la notation, la BPM notation 2.0, che è uno standard dell'OMG, dell'Object Management Group, proprio a supporto, e questo standard mi consente tutta una serie di connettori con strumenti quali ERP o MES o strumenti per la pianificazione o altri strumenti per la pianificazione della produzione. Il current state dynamic, e qui comincio a impostare la mia organizzazione e comincio a dare acquisire informazioni sulla natura delle mie risorse. Qua l'ho fatta semplice, se sono lavoratori, se sono macchinari, quindi manodopera, come lavorano. Poi ho qui il sistema di generatori quindi degli ordini, delle attività di lavoro o delle transazioni, se si vuole. Come arrivano gli ordini, come quindi devono far partire tutti i vari lotti di produzione, come mi lavorano le mie persone, che turni hanno. E qua posso impostare in maniera, un numero di gradi di libertà per la parametrizzazione che è veramente notevole. Diciamo che finora non c'è stato una configurazione che non è stato possibile realizzare. Quindi posso mettere notturni, giorni, posso arrivare chiaramente teoricamente a un turno personalizzato per ciascun dipendente o per ciascun macchinario. Arrivo quindi a realizzare la mia modellazione di processo, quella che ho fatto prima, e la inserisco nel simulatore. Questa è la prima videata del simulatore. Cosa succede? Che io qua inserisco, questo è un quadro di monitoraggio, inserisco secondo determinate regole tutti gli ordini che vado ricevendo e questi li posso prendere dal mio storico, li prendo dal mio storico e li do al simulatore che con tutta una serie di algoritmi molto brevemente accennati prima mi comincia a creare tutta una serie di attività, di simulazioni per arrivare al risultato della chiusura dell'ordine. Mentre il simulatore è in ordine io posso vedere dove il materiale attende di più per essere lavorato, oppure dove ci sono processi che restano fermi in attesa di lavorazione, oppure dove ci sono dei blocchi, dove aumentano i livelli di giacenze tra un processo e un altro, quindi i tempi, quindi quali possono essere i colli di bottiglia, dove mi incide di più il tempo di settaggio e quindi di preparazione di trasferimento da un processo all'altro. A questo punto posso creare tutta una prima serie di statistiche predefinite che mi comincia a dare tutta una serie di report e quindi quanti ordini ho generato alla fine, quali sono stati i pezzi in lavorazione, il conteggio tra lavoratori e macchinari, qua posso mettere poi tutti i parametri sui macchinari. Ora, chiaramente qua, e torniamo al discorso delle tecnologie, il termine macchinari è generico, ma può essere benissimo esteso all'adozione di qualsiasi metodologia tecnologica che si voglia valutare. Oltre alle giacenze che abbiamo visto prima, possiamo avere tutta una serie di statistiche sulle risorse e sono tutte queste analisi, quindi tempi di elaborazione, di attrezzaggi, quanto sta in attivo, quando sta in fase di servitization, se ci sono dei blocchi e qual è la media di questi blocchi, quali sono le medie dei tempi di attesa in relazione alla fase. Queste sono tutte indicazioni che mi devono servire a migliorare sempre di più i miei KPI per arrivare poi a definire il future state o
il what if. Sempre lavorando, partendo da quella metodologia Lean, abbiamo portato in questo sistema di analisi dei processi la prima simulazione di il primo what if con l'aggregazione, la riorganizzazione di alcuni processi. Quindi siamo riusciti a ottenere il flusso continuo o flusso teso, mettendo assieme assemblaggio e saldatura, per esempio. Questo mi consente di lavorare un pezzo alla volta e quindi, come vedete, mi cominciano a diminuire i livelli di giacenza per singolo processo e quindi anche l'occupazione dei supermarket, cioè di quei posti dove io tengo temporaneamente, dove stocco temporaneamente i pezzi in attesa di essere passati al processo successivo. Analizzo poi tutte le varie frequenze, gli ordinativi di materia prima. Questi sono tutti i dati che io posso ottenere da quel sistema di simulazione. Considerando tutti gli aspetti di variabilità, il simulatore ovviamente mi gestisce più n scenari, mi può gestire e mettere assieme i dati relativi ai diversi scenari che derivano da diverse ipotesi, diverse assunzioni. Qua per semplificare ne abbiamo messo solo due, cioè due tecnologie diverse che mi consentono un uso continuo e ininterrotto di un macchinario piuttosto che un uso limitato all'85%, un uptime dell'85%. Chiaramente questo poi mi andrà a incidere molto probabilmente sull'utilizzo delle risorse umane, quindi posso capire se ho bisogno o meno di più persone. Gli scenari multipli io me li metto, quindi qua c'ho il primo accostamento tra ESIS e what if, ma potrei avere what if 1 e what if 2 eccetera, e mi dà tutta una serie di risultati. In questo caso abbiamo ottenuto una diminuzione nel tempo di utilizzo dei macchinari, che è dal 43% viene al 40,08%. Questa analisi possa andare a questa in fase aggregata, possa andare anche a splittarla e a dettagliarla in relazione anche ai diversi passaggi e quindi al conteggio dei pezzi e delle diverse fasi di lavorazione. Riuscendo ad eliminare tutte quelle assunzioni che abbiamo fatto per quel macchinario, se quel livello di continuità di funzionamento riuscissimo a portarlo in tutti i processi, noi potremmo arrivare a una media ciclo di 19,69 anziché di 23,67. Significa un miglioramento del 15-16% che in un'azienda manifatturiera, secondo le dimensioni, è abbastanza significativo ed incidente. A questo punto però, chiaramente, per poter fare tutto questo ho bisogno di strumenti a supporto delle mie analisi statistiche. Cerco di accelerare. Un primo metodo è quello del cosiddetto metodo Monte Carlo, dove vado a realizzare tutta una serie di un certo numero di simulazioni in maniera iterativa e va ad andare a vedere poi, a seconda dei risultati, in quale simulazione e quindi con quale configurazione ho il risultato migliore in relazione al parametro che ho che voglio attenzionare o di cui voglio un certo miglioramento. Questi sistemi però hanno chiaramente la possibilità, oltre ad avere tutta una serie di strumenti di analisi statistica propria, hanno già una serie di connettori e di connessioni con altri strumenti, altri tool noti e indipendenti di statistica, di analisi statistica. L'utilizzo quindi congiunto di tali strumenti mi porta a tutta una serie di risultati che mi porteranno poi a migliorare le mie conoscenze e quindi le possibilità di ipotesi sul miglioramento. Da questo punto di vista poi
e torno qua a quello che ho anticipato, il design of experiment. Si raccolgono solo alcuni parametri e viene effettuato un numero di simulazioni diversi perché il design of experiment si basa su una serie di algoritmi che consentono un minor numero di simulazioni. Nel nostro caso, quello di staffe destra e staffe sinistra, in relazione alle persone, al numero di lavoratori a parità di macchinario a ciclo continuo, quindi senza nessuna interazione, il modello prevede un algoritmo che si basa su tre fattori, due livelli, quattro repliche per ogni configurazione e le tre risposte. Quindi da qui si hanno soltanto 32 esperimenti, mentre col metodo Monte Carlo, che ha in ogni caso degli algoritmi diversi, sono necessari più modelli. Peraltro il DOE ha anche un'altra serie di vantaggi in termini proprio di calcolo del punto di ottimo. E qui io posso arrivare a scoprire, a quel punto, immettendo poi tutti i dati e vedendo i conteggi, che non mi addirittura posso avere il risultato migliore senza aumentare il numero di lavoratori e semplicemente spostando un macchinario e sostituendolo con un altro e non facendo una serie di investimenti come è stato fatto nelle altre simulazioni. Chiaramente per tutto questo io metto soltanto alcuni parametri ed è il sistema quindi che mi dà questi risultati, che sono assolutamente robusti e validi. Cosa emerge dalla valutazione? Avevamo detto appunto un po' che un obiettivo strategico era quello di valutare le condizioni per un aumento del 30% di vendita di staffe, sia sinistre che destre. E quindi abbiamo cominciato a vedere l'influenza dell'aumento dei lavoratori o a parità di macchine e viceversa, di macchinari e viceversa, e con quell'analisi data in pasto all'algoritmo per il design of experiment abbiamo visto che la manodopera non influenza la quantità prodotta e quindi non è necessario da questo punto di vista un altro investimento in tal senso, ma semplicemente una riorganizzazione di quello che già avevamo. Il DOE ci dà anche altri vantaggi collaterali, perché ci consente di migliorare le stime dei tempi di produzione e quindi dei tempi di consegna, poiché mette assieme appunto tutti gli elementi di base per il calcolo degli stessi. Da questo punto di vista, quindi, con un'analisi unitaria, gli analisti, o comunque l'azienda, riesce ad avere più risultati con un unico processo analitico. E quindi non solo mi calcolo il punto di ottimo o la miglior configurazione, ma riesco anche a vedere tutta una serie di di informazioni all'atere che per me sono fondamentali. Oltre ai tempi, e quindi dandomi notizie sui tempi di consegna, mi dà anche i tempi di attraversamento. Io diciamo che ho cercato di essere veloce, Roberto. Ma secondo me dobbiamo fare una terza puntata, perché alcune di soprattutto l'ultima parte è molto densa, secondo me anche di interesse per chi ci ascolta. Non so se poi possiamo mettere a disposizione le slide eventualmente. Assolutamente. In ogni caso te le mando sì, ok, la parte legata appunto alle simulazioni la trovo davvero davvero interessante. Tu chiaramente hai fatto l'esempio di un'azienda manifatturiera, però è un esempio che vale per tutto naturalmente, quindi anche per
anche per un'organizzazione che è completamente digitale, o se vogliamo anche per Industria 4.0, no? Quindi certo, assolutamente, perché io quando vado a piazzare in Industria 4.0 mi arriva tutta una nuova linea di produzione con tutto un sistema IoT che mi dà tutta una serie di informazioni sull'andamento del processo, sulla manutenzione dei macchinari. Ok, mi serve? Sì. Mi dà un miglioramento? Sì. Quanto mi costa questo investimento? PM, logica, un attimo di analisi di PM, cosa mi comporta in termini di attività di progetto questo investimento? Qual è il ritorno dell'investimento? Allora, quindi io prima valuto l'efficienza. Tieni conto di un'altra cosa, che modellando i processi in quel modo e dando a ogni attività di ogni singolo processo tutti i parametri di quell'attività, io pongo le condizioni per realizzare anche una approfondita analisi secondo quella che è l'approccio della cosiddetta activity-based costing, la OABC. Quindi, è facile immaginare, se io riesco a fare questo in maniera anticipatoria e quindi come forma di previsione, diventa un vantaggio enorme nella valutazione di fattibilità di un investimento, di scelta tra investimenti o, ripeto, di eventuali piccoli, medio o grandi investimenti combinati. Perché io potrei anche rendermi conto, se ho la fattibilità, la possibilità finanziaria di farlo, che mi converrebbe fare tutto assieme, anche se chiaramente sì, una serie di tasche. Sì. Sì, magari decidere anche la struttura del capitale necessario, no? Quindi se rivolgermi al debito classico, diciamo alle banche, o magari a fondi interni, o quale tipo di... Peraltro oggi abbiamo appunto misure legate, no, all'iperammortamento e così via, quindi una serie di incentivi che lo Stato ci offre. Assolutamente, perché uno dei pilastri di Industria 4.0 sin dal primo momento sono state proprio le attività di simulazione e la modellazione dei processi, il miglioramento dei processi, è uno dei pilastri di Industria 4.0. Quindi da questo punto di vista io ritengo da aziendalista, ma ripeto, questa è una... Io ho toccato con mano, lavorando anche come analista funzionale in software house, andando quindi sia in aziende che in pubblica amministrazione, la necessità che c'è da parte delle aziende che vede di valutare qual è il ritorno effettivo di un investimento in tecnologia. Perché spesso, chiaramente, si cerca di vendere, tutti cerchiamo giustamente, per carità, di vendere, però magari tante volte, ecco, chi vende magari non tiene conto di quello che è il quadro completo delle esigenze del cliente, perché dà per scontato che il cliente lo sappia. Non è sempre così. Non è sempre. Sì, e diciamo che chi cura l'innovazione per un'azienda o una PA dovrebbe anzitutto tenere presente appunto l'aspetto del ritorno sull'investimento e anche della salvaguardia degli investimenti fatti in passato. Ritorno, fattibilità, sia fattibilità tecnica, fattibilità organizzativa, fattibilità finanziaria. Anche lì, ecco, poi vedi, come dicevamo per l'RTD, anche lì inevitabilmente bisogna lavorare in staff. Infatti. Sì, noi siamo stati bravissimi, siamo riusciti a non sforare non di un paio di minuti, ma per colpa mia, perché ti ho interrotto, nonostante le interruzioni, siamo riusciti a essere nei termini. Noi ti ringraziamo di essere stato con noi stasera. Ti prenotiamo per un prossimo webinar prima della fine dell'anno. Ok, con piacere. Eventualmente mi dici anche quale tipo di simulazione vuoi e te la preparo. Va benissimo. Secondo me potremmo addirittura fissare la data, o andiamo troppo oltre? Che ne pensi? La fissiamo nel back office, diciamo. Però per dicembre teniamoci liberi. Tu,
valuta quello che ti, secondo te puoi ritenere interessante, un'azienda manifatturiera, una pubblica amministrazione, una smart city, tutto quello che è. Proviamo a fare una simulazione vera e propria. Perfetto, perfetto. Esattamente come funziona. Io ti ringrazio ancora e ringrazio chi ci ha ascoltato stasera e chi ci ascolterà poi nella registrazione. E invito anche tutti, invito te e tutti al prossimo webinar lunedì prossimo, quindi il 5 di ottobre, sempre alle 21, parleremo con Fabio Marzano di Openness, Openness da tanti punti di vista, quindi software, naturalmente processi e anche altro. Grazie ancora a tutti, buona serata. Ciao. Buona serata.